semplice risolvere il problema. Ad ascoltare l'intervento della ministra c'erano tanti studenti e rappresentanti della società civile. Una presenza importante per rafforzare la cultura della legalità. Mattia Giuramento. Loro sono il futuro della nostra società e quindi io credo che sia importante un dialogo con i ragazzi universitari. Lo Stato scende in campo contro la mafia, anche culturalmente. E questo è il messaggio che la ministra Lamorgese lancia con la sua presenza nell'Università di Foggia. La sinergia tra le istituzioni è fondamentale per poter favorire la rinascita di questa terra. Quella della legalità è una cultura che va formata a partire dagli studenti. C'è questa grande sensibilità dello Stato che è vicino a noi e che accompagnerà, mi auguro, questa città in un processo di cambiamento. Sicuramente una presenza che fa piacere, specialmente in un'università che sorge in un territorio che ha difficoltà e dove c'è bisogno di una presenza persistente dello Stato. Istanze poste alla ministra nell'aula accademica e non solo. Abbiamo chiesto anche cosa noi studenti possiamo fare per abbattere questo fenomeno sociale che è appunto il fenomeno mafioso. Scuola, università, associazionismo, impresa, l'antimafia sociale è forte quando si fa squadra. Da una parte noi, da una parte loro. Bisogna denunciare, tutti gli imprenditori devono essere dalla parte buona che crea ricchezza per il nostro territorio. La reazione degli imprenditori, la denuncia di chi subisce minacce e intimidazioni, di chi non si arrende, un esempio per l'intera comunità. Oggi è proprio il momento giusto per offrire una straordinaria occasione che non deve essere sprecata. E infatti non è un caso che tutti, il giudizio unanime, che a Foggia qualcosa sta cambiando. Una donna di 80